Il mese di novembre si celebrano il PIDOR e la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Conosci entrambe le giornate? No, solamente riguardo la giornata della violenza sulle donne. Che cosa ha visto la giornata sulla violenza sulle donne? Entrambe le giornate? No, non sono in giornata. PIDOR assolutamente no, mentre la giornata completamente sulla violenza. No, in particolare. Si può parlare, ma in particolare non la conoscenza. Entrambe le giornate? No. Cosa sai di questa giornata? Praticamente mi serve a sensibilizzare contro i casi di donne, perché comunque c'è un aumento indiscriminato comunque di femminicidi, di violenza in generale, anche di molestie, con gli scandali che sono successi ultimamente nel mondo del cinema e della politica. Penso sia importantissima alla fine comunque sensibilizzare su questo argomento. Invece come mai se conoscevi la giornata più di oro? Ah, perché in generale proprio non mi ho mai sentito, c'è proprio un'infusione della, cioè, informazione, però manca proprio un mezzo di informazione della giornata. Sono migliorato. Sì, forse non sono attenti, diciamo, agli argomenti che si deve essere chiamati così importanti, considerati gli enti locali, ogni giorno, giustamente in questa giornata si va a toccare la sensibilità di tutti noi, di cittadini, non so, favorire queste stesse di noi, non so, è una giornata che, diciamo, serve in teoria a sensibilizzare riguardo la violenza sulle donne di ogni genere, quindi partendo magari dalla violenza psicologica, casi di stalking anche, non penso solo ai femminicidi, di, insomma, quindi la violenza del 60 gradi delle donne, penso sia un qualcosa di assolutamente importante, soprattutto in un paese come il nostro in cui ogni giorno si sentono casi di femminicidio, stalking, che molto spesso finiscono non bene. Siamo proprio in un tema attuale, diciamo, perché come abbiamo visto anche per TV, c'è la polemica su Fausto Brizzi, questo regista che è stato accusato di varie molestie sessuali a molte donne dello spettacolo. Secondo il mio punto di vista è una cosa giusta, soltanto che ci sono molte donne, ad esempio queste donne che fanno parte dello spettacolo, del cinema e quant'altro, e hanno cercato soltanto trasformare questo accaduto in un fatto mediatico. Secondo il mio punto di vista alcune donne, perché invece altre, ovviamente non sto parlando in generale, e bisogna fare il talento in pace, però alcune donne hanno trasformato questo argomento in un fatto mediatico, altre invece hanno veramente subito molestie, sono state vittime di soprusi da parte di uomini, ovviamente questo non è giusto nei confronti della donna, anche perché la donna è sempre stata in ogni, diciamo, in ogni tempo, sempre screditata, sempre bullizzata quasi dall'uomo, schiavizzata come dire dall'uomo, soprattutto la donna, non nella parte occidentale del mondo, ma sappiamo benissimo che forse, cioè, ci sono ovviamente casi anche nella parte occidentale del mondo, però diciamo che come ben sappiamo anche per quanto riguarda la donna in generale, cosa giusta, sono d'accordo, però sono anche molto femminista e dico che, cioè, non è una cosa bella nei confronti delle donne. Grazie. Invece secondo te come mai non conosci le donne? Come mai? No, infatti questa giornata non so neanche di cosa si tratta.